Le incrostazioni degli scafi è spesso un problema per chi ama la propria barca. L'accumulo di cirripedi, alghe, denti di cane o altri organismi marini danneggiano lo scafo e ne riducono le prestazioni, aumentando anche i costi carburante. Prochima da anni sviluppa un antivegetativo con componenti al rame. Vediamo ora il processo applicativo. Dopo aver rimosso tutte le incrostazioni, levigato bene lo scafo e nel caso aver stuccato eventuali parti a vista o difetti dello scafo, va applicato il primer Duraloid 7001 come turapori o aggrappante. Dosare A e B in egual volume e mescolare. Diluire con il 25-30% di diluente Epox e applicare con un rullo a pelo raso. A temperatura di 20-22 gradi, lasciate che il Duraloid 7001 asciughi e intervenite entro le 24 ore con una stesura di Duraloid EPD. Dosare A e B con rapporto 4:1 mescolare. Diluire anche l'EPD con un 7-8% di diluente Epox ed applicare con un rullo a pelo raso. Una volta asciutto, sempre intervenendo entro le 24 ore, si applica il Cop Master Prochima. Dosare A e B in peso con rapporto 2:1 e mescolare. Aggiungere C al 200% su A e B e mescolare di nuovo. Quindi, per esempio, se misceleremo 100 g di componente A con 50 g di componente B, aggiungere 300 g di graniglia di rame. Diluire con 5-6% di diluente Epox. Per miscele maggiori rispettare sempre queste proporzioni. Le mani di stesura devono essere 3 a distanza di 4 ore se si lavora con una temperatura non inferiore ai 18-20 gradi. Attendete un giorno o due per la completa maturazione della miscela Cop Master. Poi basta carteggiare leggermente in modo da portare a vista il rame, che ha la caratteristica di non permettere l'adesione e la proliferazione di organismi marini. Se dopo qualche anno porterete di nuovo in secco lo scafo, nel caso di piccole impurità, vi basterà rinnovare la copertura di Cop Master sullo scafo con una leggera carteggiata a scafo asciutto.